quando vi ho mostrato questa videata. Io ho suscitato alcune proteste perché mi è stato osservato che l'accelerazione non è un quadrato dimensionalmente della velocità, ma è una derivata prima. Ora, io vorrei affrontare esattamente questo ragionamento per anteporlo agli stessi due articoli che ho pubblicato in precedenza. La forma canonica dell'accelerazione costante è questa che vedete. L'accelerazione è data dalla differenza di velocità v1 meno la velocità iniziale z nel tempo t, ed è uguale all'incremento della velocità vn nel tempo t. Ebbene, nel calcolo dimensionale, poiché la velocità v è spazio fratto tempo, la velocità n fratto t è spazio fratto tempo al quadrato, ossia lo spazio S moltiplicato per il tempo alla meno 2. Sembra questo, ma solo se non si considera che l'accelerazione costante Vn nel tempo t al quadrato si somma a V0. Trascurare questa somma porta a trascurare il soggetto relativo V0 e porta a considerazioni derivate da V0 più Vn nel tempo t. Ebbene, la somma V0 più Vn è in dimensioni spazio fratto tempo più spazio fratto tempo. È la velocizzazione a accelerazione di una velocità. Quando essa è costante nel tempo t, l'accelerazione a è costante. Ma vediamo in assoluto a cosa corrisponde la somma v0 più vn. Che cosa significa in assoluto la somma v0 più vn? Poiché tutte le unità della fisica, tra cui quelle di S spazio e di T tempo, sono state riferite tutte al ciclo dinamico 10, il riferimento assoluto della somma V0 più Vn è data dal prodotto tra le potenze basate sul ciclo 10, ossia il prodotto di 10 elevato a V0 moltiplicato per 10 elevato a Vn, prodotto che è uguale alla base 10 elevata alla potenza che ha per indice la somma V0 più Vn. Questo valore assoluto, visto come facciamo sempre noi nell'azione uguale e contraria a quella della potenza 10, azione uguale e contraria che è data dal logaritmo decimale di quella potenza, posta in atto l'azione 10 elevato alla somma V0 più Vn, porta che la reazione di quell'azione è il logaritmo di 10 elevato a V0 più Vn, ossia alla somma V0 più Vn. Pertanto, velocizzare una velocità significa in assoluto, ossia riferendola al ciclo dinamico 10, moltiplicare le velocità poste come esponenti del ciclo dinamico 10. Se noi, vedendo sempre ogni cosa mediante la dinamica uguale e contraria, per il terzo principio della dinamica, osserviamo
la potenza 10 elevato a di 0 più Vn attraverso l'inverso della potenza in base 10, inverso che è dato dal suo logaritmo decimale, e vediamo in tal modo una somma in assoluto, quella somma è un prodotto tra velocità. Pertanto, velocizzare V0 con Vn appare essere la somma relativa di V0 più Vn, ma è un prodotto tra la velocità esistente alla dimensione V2 al quadrato di metri al quadrato per ogni secondo al quadrato. Ergo, il secondo principio della dinamica, F uguale M per A, la forza uguale la massa per la sua accelerazione, in assoluto e dimensionalmente vale quanto F uguale M per V per V, il che espresso in dimensioni M di massa, spazio e tempo, si trasforma in F uguale massa per il quadrato dello spazio per l'inverso del quadrato del tempo. Ecco, ora possiamo andare al riferimento assoluto che riguarda il ciclo dinamico di ogni unità della fisica. Sia l'energia unitaria sia la forza unitaria sono aspetti della quantità assoluta espressa semplicemente nel ciclo 1 dato da 10 elevato a 0. La massa unitaria è il decimo del suo ciclo, quindi rientra nella prima potenza che vediamo nella prima riga, 10 alla meno 1. E quanto si moltiplica per la massa, sia in un caso a fare l'unità dell'energia, sia nel caso di sotto, che dà l'unità della forza, sono il prodotto di due velocità. Per Einstein è la velocità assoluta C per C, ma vediamo che anche nella forza la velocità è dimensionalmente riferita all'assoluto come un quadrato della velocità, per tutto quello che ho sostenuto in questo articolo, che va a spiegare cosa ho detto di sintetico in precedenza e che non è stato capito da tutti quelli che sono abituati a partire dalle cose scritte nella fisica e non sono in grado di riferirle tutte quante al loro ciclo assoluto 10, tanto da capire che la somma di due velocità non è altro che il prodotto tra le due velocità assolute, ossia espresse in base al loro ciclo 10. Ecco, questo che io ho scritto qui va introdotto per i due articoli che ho eliminato e che adesso introdurrò nuovamente. Perché? Perché sono quella spiegazione che io ho dovuto per coloro che non avevano capito.